quarto appuntamento del campionato europeo rally si gareggia nei dintorni della cittadina di Ypres, Belgio. Rally molto difficile, 18 prove speciali, fatte di grandi rettilinei che portano a curve secche di 90 gradi. Grande velocità e grandi frenate. Bravo, 150, addosso pieno, dritto, meno 3. Gian Domenico Basso, leader del campionato europeo, detta subito la legge del più forte. Vola il trevigiano navigato da Dotta, unico a tenergli testa il compagno di scuderia, Scandola, alfiere Fiat del progetto giovani della CXI. Due Fiat grande punto davanti, dietro gli avversari remano impotenti di fronte allo strapotere delle vetture con lo scorpione sul tetto. Chris Prinsen, vincitore l'anno passato con la Renault Clio Super 1006, chiude il primo giorno al terzo posto, lontano 44 secondi, e pressato da Larry Coles, belga, al volante di una Mitsubishi Lancer. Bernd Cazier esce di strada nella prima prova e si trascina il cartello di divieto di sosta per 50 km. Chiude quinto il primo giorno, davanti all'idolo dei fiamminghi, Freddy Loix, che al volante della rossa Citroen C2 termina sesto. Fin dalla prima prova, Brian Bouffier, alfiere della Peugeot 206, abbandona ogni velleità. Due ruote per aria e la gara è compromessa. Brivido notturno per Basso. Nell'ultimo parco assistenza i meccanici gli sostituiscono il cambio a tempo di record. Come sempre decisivo nel rally di Ypres il secondo giorno, 12 prove speciali, 300 km di prove cronometrate, tra cui la terribile prova di Öveland. Paga subito a caro prezzo la mancanza di esperienza, Scandola. È stagione per un bel tuffo, ma non è consigliato farlo con la macchina. Affogano così i sogni di podio del talento veronese. Sono entrato troppo forte, ho messo le ruote sull'erba, la macchina ha acquistato velocità invece che frenare e sono finito nell'unica, penso, pozza, l'unico laghetto che c'era in tutto Ypres. Il dominio dell'appunto Super 2000 continua con Basso. Chris Prinsen, solo all'undicesima prova speciale, riesce a spuntare il miglior tempo, quando il suo ritardo è ormai superiore al minuto. Il duello sul filo dei secondi per la piazza d'onore con Larry Coles. Prince entra la spunta, secondo, Coles terzo, imbarazzante il dominio della Fiat grande punto di Basso che trionfa in terra belga con 10 speciali vinte su 18 totali e consolida il suo primato in classifica europea. Sono felicissimo di questa vittoria. È stata lottata sicuramente fino all'ultimo, anche se avevamo comunque un vantaggio e oggi abbiamo amministrato. Adesso attenzione rivolta all'8 luglio col prossimo appuntamento del campionato europeo in Bulgaria.